Viva Tommy, Tommy, Tommy! Viva Tommy, Tommy, Tommy! Corre il fiume blu, laggiù nel Missouri, sopra i campi va, Tommy a piedi nudi. Altri due o tre basteranno. Tom sta ancora dormendo, signorina Mary? Sì, credo di sì. Se non altro, tutte le sue avventure non gli hanno fatto passare il sonno. Che giorni terribili. Noi eravamo convinti che fosse annegato veramente. Ed è tornato proprio durante il suo funerale. E ha passato tutto quel tempo sull'isola Jackson. Proprio così, è stata un'avventura straordinaria, vero? Eh sì. Credo che ora bastino. Ti ringrazio, Jim. Prego. Tornare a casa mentre stanno celebrando il suo funerale per lasciare tutti a bocca aperta. È proprio tipico di quel birbante di Tom. Su, sveglia, Tom, o farai tardi a scuola. Ma come? Nemmeno oggi vuoi arrivare puntuale, Tom? Ah, che vita meravigliosa! Quale, Tom? La vita sull'isola Jackson? Proprio così. Lì nessuno mi diceva cose noiose tipo alzati o farei tardi, devi andare a scuola. Sei proprio sciocco, lo sai? Ma perché? Hai già saltato la scuola per 4 giorni. 4 giorni di vera vita. Forse il maestro ti sgriderà. È probabile. Ti frusterà di sicuro. Vedrai che una buona dose di frustate non te la toglie nessuno. Ma questa volta non contare sul mio aiuto. Forse è più intelligente restare a letto. Buongiorno, zia Polly. Buongiorno. Tom si è alzato? Sveglio era di sicuro. Stamattina anche tu hai dormito più del solito, eh? Sbrigati a fare colazione o farai tardi a scuola. Va bene. Tom oggi si stancherà molto a scuola. Perché, Mary? Beh, sai, tutti vorranno parlare con lui. È una specie di eroe del momento. Per quale motivo? Beh, qui al villaggio hanno creduto tutti che fosse morto. Cittadini, compagni di scuola, tutti quanti. Anche lo sceriffo aveva perso ogni speranza dopo tutte le sue ricerche. E li hanno cercati anche nel fiume. E invece non erano morti. Quando sono tornati è stata una grande sorpresa. Tutti gli abitanti del nostro villaggio sono stati così contenti. Quel ragazzaccio, forse avrei dovuto sgridarlo di più quando è tornato. Tom e Ben Rogers sono i ragazzi più famosi di tutto il villaggio. Sono certa che non c'è bambino qui che non parli delle loro avventure. Allora voglio diventare famoso anch'io. Sid, tu non sei una pecora nera come Tom. E ricordati che è molto più bello diventare famosi facendo delle cose buone. È stato 4 giorni su quell'isola. Ti sembra giusto diventare famosi per questo? Forse sì, non deve essere mica facile vivere lì. Prima o poi bisogna alzarsi. Ciao Ben, buongiorno. Ciao Ben, buongiorno signor Rogers. Buongiorno cari ragazzi. Siete venuti tutti insieme a prendere Ben? Vogliamo che ci racconti le sue avventure. Anch'io voglio sentire le sue avventure. Bravi, bravi. Ora questo birbantello ne ha di cose da dirvi, eh? Ti sei divertito molto sull'isola. O altro che.
Dice che ha esplorato in lungo e in largo tutta l'isola Jackson in compagnia di Tom e Huck. Domandategli di raccontarvi che cosa è accaduto la notte della tempesta. Vi piacerà. Su, cosa aspetti? Dici tutto. Beh, ora no. Oppure farete tardi a scuola. Potrete parlare strada facendo. Ciao, papà. Ci vediamo. Ci vediamo. A più tardi, Ben. Sono contenta che vostro figlio sia tornato sano e salvo. Ah, vi ringrazio, signora. Sono contento anch'io. So che tutto il villaggio ha tenuto il fiato sospeso per loro, ma per mio figlio è stata un'esperienza positiva. È tornato molto più maturo. Forse la vita dura su quell'isola gli ha insegnato che cosa vuol dire essere un uomo. La notte della tempesta è stata dura per lui. Ha dovuto prendersi cura di Tom e Huck e accudirli per tutta la notte. Oh, che bravo bambino. Ciao, Sisa! Ciao! Su, dai! E il maestro mi ha detto, caro mio, la matematica non la sai. E siccome eravamo pirati, non avevamo paura di niente. La notte della tempesta il fulmine ha incenerito un albero enorme, a pochi passi da noi, sai? Davvero? Fammi ricordare. Sì, se fossi stato pochi centimetri più vicino all'albero, sarei morto di sicuro. Davvero, Tom? E una cosa del genere non ti ha fatto paura? Paura a me? Se io fossi stata insieme a voi, avrei passato tutto il tempo piangendo. No, non è vero. Nessuna ragazza piange quando il capitano Tom è vicino a lei. Io sono un vero gentiluomo nei momenti di Becky. Ciao, Becky, come stai? Tom mi racconta le sue avventure. Anche Becky può ascoltare le tue avventure, non è vero? Certo che può ascoltarle. Purtroppo questo tipo di racconti io lo trovo noioso. Arrivederci. Becky, vieni insieme a noi. Che tipo strano. Racconta, Tom, che avete fatto nella grotta? Sull'isola c'era una piccola grotta e noi ci siamo riparati lì. Buongiorno a te, Huck. Così ora ti dà importanza con le bambine, eh? Io non mi sto dando nessuna importanza. Ah, no? Ah, lo sai, la tempesta dell'altra notte ha rovinato parecchio la mia casa sull'albero. Oh, davvero? Mi dispiace. Da solo non la posso riparare. Sta tranquillo, verrò io a darti una mano dopo la scuola. Non dirmi che vai di nuovo a scuola. Mi dispiace, povero Tom. Ah, è passato Ben. Oh, era da solo? No, con alcuni suoi compagni. Si dava molta importanza parlando con loro. Ehi, Huck, lo sai che ora siamo gli eroi del villaggio? Siamo degli eroi solo perché abbiamo passato 4 giorni su quell'isola. Proprio così. Nessun altro bambino in questo villaggio lo aveva mai fatto. E nessun altro bambino è mai tornato il giorno del suo funerale. Boh, se siamo eroi per questo. Tom, andiamo o faremo tardi a scuola? Ci vediamo dopo, Huck. Ciao. Corri su! Ma vai a capire. Ma non aveva una storia d'amore con Becky. Se non andate lì, non potete neanche immaginarvelo quello che si prova. Provate ad andarvene di casa e fate accampamento su quell'isola. Vi accorgerete che la notte è una cosa molto, molto minacciosa. Sapete che è successo quella notte dopo l'acquazzone? Tom Sawyer si è messa a piangere a dirotto. Piangeva come una fontana. Come? Dici davvero, vero? Non ci credo. E Huck piangeva anche lui. Certo, piangeva come non ha mai pianto nessuno. E poi Tom ha cominciato a lamentarsi. Io voglio andar via, non ce la faccio più a stare su quest'isola. Davvero, Tom diceva così? No. Stare fuori di casa di notte non può far piacere a nessuno. Deve essere spaventoso. E tu non volevi tornare a casa, Ben? Beh, è ovvio che a casa c'è qualche piccola comodità in più. Però, siccome noi avevamo appena deciso di diventare dei pirati, non mi sembrava bello tornare subito alla vita civile. Mi sono arrabbiato ed ho parlato chiaro. Ed ho convinto Tom e Huck ad accettare la mia idea, quella di tornare al villaggio solo il giorno del nostro funerale. Secondo me era il momento migliore. Buongiorno, Becky. Oh, buongiorno, Charlie. Che emozione quando siete ricomparsi. Certo, mio caro, era tutto previsto, naturalmente. Io ho pianto, credevo che foste morti. Noi bambini eravamo molto addolorati.
saranno ad accoglierci gioiosamente. Saranno loro a darci il benvenuto nel meraviglioso regno del Signore. Fratelli, prepariamoci a quel momento, prepariamoci al momento in cui li vedremo venire incontro a noi con le braccia aperte. Ah! Ciao, zia Polly. Tom, dimmi, sei veramente tu? Sì, zia Polly. Ti sei salvato, signore, ti ringrazio. Siamo riapparsi come eroi, è stato bello, vero? Siete stati eccezionali! Eccezionali! Dite, signor Dobbins. Sì, signor direttore. Quei due bambini, pensate che ritorneranno a scuola oggi, signor Dobbins? Ben Rogers è venuto, però non so dirvi se Tom Sawyer verrà oppure no. Appena scampati alla morte, subito a scuola. Questa è una cosa di cui dovreste essere fiero, signor Dobbins. Certamente. Però c'è anche il fatto che quei due furfanti hanno saltato le lezioni 4 giorni senza il mio permesso. Questa è una cosa di cui non mi sento affatto fiero. Signor Dobbins. Thomas Sawyer, basta! A scuola è proibito fare rumore correndo. Hai capito? Furfante! Mi presti la penna, per favore? Me la sono dimenticata a casa. È tornato. Ciao Tom! Ciao Tom! È tornato finalmente! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao Tom! Cosa fai adesso? Si torna a scuola, eh? La vita è dura! Tom, il tuo funerale è stato una cosa talmente commovente! Sono contento che ti sia piaciuto! L'ho avuta io l'idea di tornare quel giorno! Buongiorno, signor Tom! Buongiorno! Ehi, Tom, ho già raccontato io tutto quello che è successo sull'isola. Non occorre che lo dici anche tu. Bravo. Si saranno divertiti, no? Moltissimo. Lo credo bene. Attenti, ragazzi. Questa mattina io sono di pessimo umore. Thomas Sawyer e Ben Rogers, alzatevi in piedi immediatamente. Grazie di esservi degnati di tornare a scuola. Mi sembra che gli abitanti del villaggio siano stati troppo buoni con dei ragazzi cattivi come voi. Io sono deciso a non commettere lo stesso errore. Avete perso ben 4 giorni di scuola. E avete anche messo in agitazione tutto il nostro povero villaggio. Per punizione vi darò 20 frustate ciascuno. Oh, santo cielo. Forse sono troppo poche. Allora, chi viene per primo? A te la precedenza. No, grazie, dopo di te. Ma forse non è giusto dare 20 frustate a tutte e due. Chi di voi due ha avuto l'idea di andare all'isola Jackson? E chi di voi due ha avuto la bella idea di ricomparire in chiesa il giorno del vostro funerale? Chi ha concepito questa bella idea riceverà 30 frustate. Chi ha seguito passivamente ne riceverà soltanto 10. Allora, chi di voi due è stato il capo, Tom o Ben? Voi ne sapete qualcosa? Amy Lawrence, tu devi sapere molte cose, visto che venendo a scuola parlavi con Tom. Chi era a dirigere le operazioni, Tom oppure il suo amico Ben? Su, parla, cos'è? Non hai più la lingua? Io non lo so, signore. È soltanto una bugiarda. No, signore, non lo so davvero. Questo non lo credo, Amy. Secondo te chi poteva essere il capo? Non lo so, signore. Davvero, non lo so. Alzati in piedi, Amy. Ma non lo so, abbiate pietà. Signor Dobbins, non c'è motivo di trattarla così. Ora è tutto chiaro. Così il capo eri tu, non è vero? Mamma mia, che male! Però
non piangerò. La notte prima la corrente ci aveva portato via la zattera. Così ho deciso di nuotare fino alla riva dell'Illinois. Forse voi non lo sapete, ma è distante solo 250 metri dall'isola Jackson. Però la corrente era fortissima, terribile. Nuotare controcorrente è stato molto faticoso. E quando ho toccato terra, il fiume ci aveva trascinato a valle di 500 metri almeno. Per cui ho dovuto nuotare per quasi un chilometro. Così tanto! Sei stato fantastico! Io sono un buon nuotatore, però una corrente violenta e pericolosa come quella notte non l'avevo mai incontrata. Che faticata! Però ce l'hai fatta, Tom. Sei stato un vero eroe. E non appena sono riuscita a toccare terra, ho cominciato a correre come una lepre. Altrimenti perdevo l'ultimo battello. Che bravo! Veramente. Sei stato bravissimo. Che è successo? Era una notte di un buio terribile. Io continuavo a correre, anche se non riuscivo a vedere la strada. Finché improvvisamente una luce lontana mi ha illuminato il cammino. Che luce, racconta, Tom? Quella dell'imbarcadero, dove l'ultimo traghetto stava per partire. Allora... Come stai, Becky? Sempre quello lì. Bene, grazie. Senti, Charlie, perché non vai a prendere quel libro? Certo, ritorno fra un minuto. Allora, racconta, e poi che cosa hai fatto, Tom? È semplice. La corrente era talmente forte che mi ha trascinato 500 metri più a valle. Corrente violenta e minacciosa. Questo ce l'hai già raccontato, hai visto il traghetto che partiva. E allora, Tom? Oh, e allora io sono corso sul pontile. Che avventura! Un'esperienza così non l'avevo mai vissuta. Sono salito sul traghetto senza pagare un soldo. E sono arrivato qui tranquillamente. Ben, ci hai detto delle bugie quando hai raccontato che il capo eri tu. È chiaro che il capo era lui. Ti piace questo libro, vero? Sì, Charlie, moltissimo. Ora ti leggo la storia di Guglielmo Tell. Era un infallibile arciere svizzero, così infallibile che... Ecco, vedi il bambino con la mela in testa, è suo figlio. E una guardia del re aveva ordinato a Guglielmo Tell di colpire la mela. Lui aveva due frecce pronte. Con la prima centrò il bersaglio e subito dopo preparò la seconda, con la quale voleva... È inutile che te lo legga se non stai a sentire. Certo che sto ascoltando. Una mela è caduta dall'albero e allora che è successo dopo? Tu non stai ascoltando. I racconti di Tom ti sembrano molto più interessanti di quelli del mio libro. No, non è vero. Non nascondere i tuoi sentimenti, è inutile. Perché stai qui da solo? I ragazzi vogliono sentire anche il tuo racconto. Anche il mio racconto? Certo, è normale. Tom, tu mi devi scusare. Prima forse ho raccontato qualche piccola bugia ai miei amici. Piccola bugia? Beh, ho detto che piangevi sempre e che ho avuto io l'idea di tornare il giorno del funerale. Sai com'è? Quando si comincia a raccontare, per abbellire un po' si modifica la realtà. E io ho detto un mucchio di sciocchezze. Non so se potrai perdonarmi. Beh, niente di grave. In fondo le parole non sono importanti. Sì, hai ragione. Oh. Va bene. Sei perdonato, Ben. Oh, grazie, Tom. Perché ora non vai a parlare con gli altri? Ci vado subito. E non raccontare sciocchezze stavolta. Che male. Ricordati che sei un pirata. Il dolore però c'è. Tom, Becky ti sta aspettando fuori. Questa è una bugia, Charlie. Non è una bugia, ti sbagli. Beh, se mi assicuri che è vero... Ti aspetta seduta sulla panca vicino al cancello.
Grazie, Charlie. Ah, oh, eroi dei miei stivali. Non ho incontrato Tom, Becky? No, Charlie. Molto strano. È venuto alla panca a cercarti. Forse non vi siete incontrati. Cose che capitano. Quel ragazzo non lo sopporto. Non ne voglio più sentir parlare, chiaro? Oh, figurati. Anch'io lo sopporto poco. Charlie mi ha preso in giro. Thomas Sawyer, ti sembra questo il modo di trattare il tuo libro? Veramente io non so cosa. Subito in piedi, Thomas Sawyer. Si può sapere che cosa ci vieni a fare a scuola? Certe volte me lo chiedo anch'io. Ah, bravo! Tu vuoi assaggiare di nuovo il frustino, vero? No, il sapore me lo ricordo benissimo. E poi sono innocente. Thomas Sawyer! Riceverai altre 30 frustate. Vieni con me. Alzati. Ma io... Avanti! No! Su! Per piacere. Ciao, Tom! Sei in ritardo. Su, aiutami. Vieni qui. Hank, non credo che potrò esserti di grande aiuto. E perché? Cos'è successo? Oh, sapessi. Mi fa così male il di dietro che non riuscirò a venire fino lassù. Ah, Tom, tu stai cercando una scusa per andare a giocare con Becky, vero? No, ti sbagli. Oggi ho preso 60 frustate. Comunque, se non ci credi, puoi anche guardare con i tuoi occhi. Hai guardato? Si è ridotto male. Ce ne vorranno di giorni prima che ritorni normale. 60 frustate non sono poche. Mi dispiace, Tom. E il mio fidanzamento con Becky ora non c'è più. Lo hai rotto? Beh, è stata lei a cominciare, allora io... Mi dispiace molto. Come sono stata cattiva! Io lo sapevo che era stato Charlie a sporcare il libro di Tom e non ho detto niente! Domani parlerò con Tom. Non sarò più così cattiva! Al vento e non ti fermi mai.
d'argento che accarezzi i monti. Quanti segreti nascondi tu? Pesci luminosi e sassi colorati fanno il giro tondo nell'acqua blu.